abbondanti, soprattutto abbandonati, prendendosi la briga di andare a inerpicarsi in zone boschive non proprio a portata di mano, anziché quella ben più civile di recarsi in un ecocentro comunale. Il riferimento è ai cumuli di rifiuti che ancora una volta sono stati sparsi in mezzo alla natura, di cui una segnalazione sulla presenza inoltrata alla polizia locale Valle Agno, stavolta nel territorio montano di Recuaro Terme, località Contrada Pellichero, nelle vicinanze di un rudere. Alla notizia del nuovo rilascio di materiali inerti nel verde segue quella assai più ben gradita dell'individuazione del responsabile. Grazie alle indagini portate a termine nei giorni scorsi, si tratta di un cittadino valdagnese che, messo di fronte all'evidenza dei fatti, alla fine ha ammesso la propria responsabilità, ha accettato di pagare la sanzione di 1.800 euro. Oltre al salasso in denaro, che sicuramente renderà meno pigro e più rispettoso delle regole, soprattutto dell'ambiente, il trasgressore, gli toccherà anche il risarcimento delle spese sostenute dal comune di Recuaro per il recupero del materiale smaltimento rifiuti, a partire dalle segnalazioni giunte al comando di polizia locale Valdagno, che denunciavano l'abbandono in quantità diverse di calcinacci, piastrelle, guaine. Gli agenti hanno constatato che in più giorni, in orario serale, ignoti si erano recati nell'area di Contrada Pellichero e avevano scaricato materiale nel bosco. Grazie alla collaborazione dei cittadini e all'uso di telecamere si è arrivati ad individuare il responsabile. L'uomo residente nel centro di Valdagno in questo periodo stava eseguendo lavori di manutenzione ed abitazioni private. Di sera, caricati gli scarti nel furgone, si liberava del materiale raggiungendo la zona di contrada isolata dove avrebbe abbandonato a più riprese il materiale. Avevamo registrato un episodio analogo ad aprile dello scorso anno, sempre da parte di residenti del comune di Valdagno, che si erano disfatti di inerti nel territorio di Corneto, ricorda il comandante Daniele Vane. Anche in questo caso si è rivelata fondamentale la collaborazione dei residenti.